Ben trovati a questo appuntamento con la telecronaca calcistica. Oggi siamo al Fattori con una sfida della seconda giornata del campionato di promozione Girone A stagione 2013-2014. A fronteggiarsi sono i padroni di casa della compagnia portuale Civitavecchia contro gli ospiti del Tolfa Calcio. E per la CPC in porta annunziata a seguire Poggi, Campari, Bevilacqua della Camera, Macaluso, La Rosa, Di Gennaro, Iamani, Loiseau e Fanari. In panchina Corradini, Nunziata, Cottuno, Mancini, Bonelli, Luciani, Maisto. Per quanto riguarda il Tolfa, tra i pali Izzi e a seguire Marco Aldi, Sgamma, Martorelli, Fronti, Montironi, Marconi, Mecucci, Compagnucci, Braccini, Tasselli. In panchina Marvaso, Del Monte, Pacchiarotti, Baldini, Fracassa, Paniccia e Marani. Per la panchina della CPC l'allenatore Marco Galli e per il Tolfa Mauro Stampigioni. Ricordiamo che Almas, Tolfa, Pescatori, Santa Marinella sono al comando della classifica con 3 punti dopo aver vinto la prima domenica di campionato che si è svolta appunto domenica scorsa. Città di Fiumicino, Compagnia Portuale, Ostia Antica, Soccer, Santa Severa, Vista Aurelia, Cedia, Lido dei Pini, Focene, Nettuno, Palocco e Unipomezia hanno invece 1 punto a fronte del pareggio di domenica scorsa, 0 punti, Dilettanti Falasche, Team Nuova Florida, Real Morandi e Casalotti. L'arbitro Ubaldi di Roma 1 ha dato il fischio ed è coadiuvato da De Salazar di Roma 1 e dal De Iorio di Roma 1. Allora, buongiorno a tutti alla compagnia con Tolfa, il derby della seconda giornata di campionato di promozione. Vediamo subito la compagnia che prova ad imbastire un'azione offensiva, vanificata dall'intervento di Poggi. La palla scorre fuori, rimessa laterale per i biancorossi del Tolfa, Poggi con una maglia bianca con banda laterale in diagonale rossa. Colpo di testa di Marconi mancato, il rinvio di Campari. Serie di scontri a centrocampo, di schermaglie iniziali, un fallo intanto ravvisato ai danni di Loiseau. Un calcio di punizione in favore dei padroni di casa. Ancora colpo di testa di Di Gennaro, poi risponde Montironi, anticipo di Poggi, la compagnia che prova ad imbastire un'azione offensiva, ancora Poggi che salta due uomini, viene steso giù, insomma Romina, un avvio subito convincente da parte della compagnia. Sì, avvio veramente molto positivo, la compagnia portuale l'aveva detto dopo il pareggio di domenica scorsa, oggi naturalmente la ricerca è quella dei 3 punti, l'unica nota suonata per la CPC, non ha potuto usufruire ancora di Borriello che vediamo in tribuna, quindi una pedina importante mancante, ma la CPC è una squadra molto competitiva con elementi molto, molto forti e sicuramente determinanti. Eh sì, assenza pesante quella di Borriello che... anche in questo frangente come saltatore dentro l'area di rigore, vedremo uno spiovente infatti da parte di Bevilacqua, mette fuori però bene Marconi, poi Di Gennaro prova il tiro, fa bene un muro, bene la difesa del Tolfa. Il Tolfa di sicuro non è venuto solo per difendere lo 0-0, lo hanno annunciato già ieri alla vigilia, naturalmente anche perché, lo vogliamo ricordare, Gabriele, tra le file del Tolfa giocano tantissimi civitavecchesi, è una piccola colonia civitavecchese, addirittura il mister Stampigioni è un civitavecchese, quindi naturalmente oggi di fronte a questo folto pubblico del Fattori la voglia di tutti è di vincere, di ben figurare. È ovvio, sì, naturalmente è un derby a tutti gli effetti, anche da questo punto di vista, proprio poc'anzi sotto gli spogliatoi si vedevano molte strette di mano da ambo le parti, poi è chiaro adesso la posta in palio è alta perché la CPC è partita bene, Focene ma anche il Tolfa, quindi tutte e due saranno desiderose di far punti per mantenere questo trend positivo visto nella prima giornata. Ancora la CPC che comunque tiene l'iniziativa, il Tolfa che si chiude bene sempre con Montironi, prova una sortita offensiva, adesso Braccini che copre palla ma viene ancora una volta fermato dal centrocampo sempre molto folto, attento dei portuali, adesso scatta bene la trappola fuori gioco.
Intanto vi ricordo che il Tolfa pure è decimato da tante assenze, oggi tra squalificati e infortunati il Tolfa ha messo in campo una serie di giovanissimi, quindi un Tolfa tra virgolette rimaneggiato, ma comunque come vediamo abbastanza competitivo, e finora la partita si sta giocando a ottimi livelli da entrambe le parti. Sì, poi c'è molta tensione all'inizio, vediamo passaggi sbagliati. Come dicevi tu, assenze pesanti nelle file del Tolfa, Varchetta, Santecchi, lo stesso Pastorelli che domenica in casa col Morandi, dove tu hai visto la partita dal vivo, ha fatto letteralmente la differenza in alcuni frangenti, del resto è un giocatore di categoria, ma in questi casi secondo me poi dopo, quando c'è il fischio d'inizio, tutto viene dimenticato e ognuno dà il massimo per cercare di portare a casa la posta in palio. Tolfa, come hai detto tu, ben organizzato, attenzione però una sortita offensiva subito per la Rosa che mette al centro Yamani, l'Uoso fa una rovesciata coreograficamente bella, però secondo me inopportuna, perché poteva anche controllare e girarsi. Però la classe non è acqua, è stata una bella girata spettacolare che ha strappato applausi, quindi bravo l'Uoso, che come ricordiamo è un giocatore di grande esperienza che viene da categorie superiori. Certo è che c'è qualche difetto nella difesa tolfetana che lascia un po' qualche spazio di troppo per le fughe della CPC. Adesso però va detto anche che la compagnia ha presentato un assetto abbastanza offensivo, ancora una volta fuori gioco abbastanza netto, l'arbitro comunque non l'ha segnalato, non c'erano gli estremi. Dicevamo di una compagnia che si presenta con due esterni molto rapidi, la Rosa a destra e Fanari a sinistra, e la scelta anche di mettere in campo quattro under in lista e con Nunziata tra i pali in classe 93 preso in estate. E il Tolfa dovrà stare attento soprattutto nelle corsie esterne proprio per questo motivo, e nell'asse centrale con la coppia Yamani-Loiseau, che ha fatto un precampionato bellissimo, anche domenica a Focene ha disputato un'ottima gara con l'assist di Loiseau e rete appunto di Yamani per l'1-1. Attenzione, intanto un tiro del numero 3 del Tolfa Sgamma, senza troppe pretese, termina a fondo. Sgamma è uno dei giocatori rimasti pilastri della squadra, che ha giocato, ha fatto tutte le giovanili con il Tolfa, quindi un ragazzo che è un po' una sorta di bandiera. E un'altra piccola nota che vogliamo dire è appunto il fatto che appunto Pastorelli, come dicevi tu, che ha fatto la differenza, manca lui, manca anche un'altra pedina importante che è Cascianelli, perché come si sa il Tolfa puntava molto su Braccini, Cascianelli e Pastorelli, quindi il vero Tolfa si vedrà da fine ottobre in poi, quando rientreranno tutti quanti in piena forma. Esatto, un giocatore importante che, come hai detto tu, la dirigenza biancorossa aveva preso proprio per fare il salto di qualità. E a proposito di qualità, abbiamo visto proprio poc'anzi una giocata molto interessante da parte dell'under numero 9 Yamani, in classe 96, e che la scorsa settimana è stato colui che ha segnato il gol della CPC. Esatto. Quindi un grande giocatore. Sì, sì, esatto, ha fatto un bellissimo precampionato, un ragazzo che ha testa sulle spalle, ha volontà e si mette al servizio della squadra, anche nelle dichiarazioni è sempre stato molto umile. Intanto torniamo alla partita col Tolfa, che prova a distendersi sulla sinistra, un cross al centro che pesca Braccini al limite dell'area, sponda dietro, calcia Micucci, male però di esterno, non era però facile impattare questa palla che termina fuori, e rimessa laterale per la compagnia virtuale. Si è lamentato virtuale. Marconi, che era libero e quindi aveva chiesto di avere lui la padie, aveva chiesto il passaggio, ma naturalmente Micucci forse non ha avuto un'osservazione del campo. Comunque un buon Tolfa che sta difendendosi e che sta comunque anche attaccando. Sì, sì, un Tolfa che sicuramente anche sulla scia della vittoria col Morandi per 4-0 ha sicuramente il morale alto e un pizzico di serenità in più per affrontare una trasferta difficilissima, quella di oggi. Tanto Poggi, oggi riportato nella corsia di destra basso, lancio lungo, non scatta questa volta la tattica del fuorigioco, ma molto bravo Fronti di testa ad arginare Loiseau, poi bevi l'acqua, prova a girarsi e ricomincia da dietro dal compagno di reparto della camera centrale di difesa quest'oggi insieme a Macaluso, adattato in questa posizione proprio perché Boriello manca e il mister quindi l'ha vista così. Attenzione, anche questa è regolare,
Il Tolfa tra i pali ha un grande portiere, Izzi, che è Izzi, che è un portiere di qualità, sicuramente anche lui saprà fare la differenza nel Tolfa. Però mi permetto di dirti, Gabriele, una cosa che forse oggi è bello, perché questa forse è una festa della Civitavecchiesità, anche perché l'abbiamo detto, la CPC va a onore del merito, l'onore di avere una squadra totalmente di Civitavecchia, dirigenti, allenatori, giocatori, e quindi dall'altra parte tanti ragazzi di Civitavecchia, quindi questa è veramente una festa della Civitavecchiesità, forse molto più della squadra capostipite della nostra città, sì, che è appunto il Civitavecchia. Veramente quest'oggi ci sono tanti interpreti di Civitavecchia in campo, e la partita, anche sin dalle prime battute, nonostante, ripetiamo, la posta in palio sia alta, si mantiene molto tranquilla. Adesso c'è stato un contrasto, ma del tutto regolare. Martorelli per terra. Avevo un'osservazione da fare, Romina, tu che hai seguito il Tolfa domenica. Ho visto sin dalle prime battute che il Tolfa adotta questa tattica del fuorigioco in maniera abbastanza esasperata. L'ha fatto anche col Morandi, oppure è una novità? No, questa è una novità. Col Morandi non c'è stata proprio storia. Col Morandi il Tolfa, nonostante la grande, perché è partita con l'inferiorità numerica di 11 contro 10, poi addirittura in 9, quindi il Tolfa grande grinta domenica, il Tolfa ha surclassato decisamente gli avversari. Oggi forse sanno di essere di fronte al cospetto di una squadra non forte di più, perché poi la CPC, lo sappiamo tutti, è una corazzata, grinta, caparbietà, forse in questo si somigliano molto le due squadre ed è naturale che il Tolfa magari guarda un po' più con timore, quindi fanno delle tattiche per evitare poi i gol. Esattamente, io credo che poi possa essere una tattica quella del fuorigioco che paghi. Certo, bisogna stare molto attenti, perché gli attaccanti della compagnia sono talmente veloci che se sbagli un attimino un movimento rischi veramente tanto. Attaccanti della compagnia che oggi io mi sbilancerei, direi che sono quasi quattro, perché sia Fanari che La Rosa sono due punte a tutti gli effetti schierati negli esterni. Intanto a un quarto d'ora dall'inizio di questa partita ancora si è a reti inviolate, 0-0 fra CPC e Tolfa. Esatto, fase di stanca con Izzi, come hai detto tu, che è un gran portiere, che adesso rimette sulla sinistra per Sgamma. Lancio lungo, molto maldestro a dirla tutta, con una palla che termina fuori dal campo, e la CPC può riprendere il gioco con Della Camera, che sicuramente però farà battere la rimessa laterale, ecco come vediamo al terzino destro, che è Valerio Poggi. Quando poi ci sono troppe aspettative, poi si rischia questo, che nonostante la bravura dei giocatori, nonostante le attese della vigilia, poi alla fine magari capita di avere una partita poi povera di spunti, perché naturalmente qui l'abbiamo detto più volte, ognuno ha voglia di vincere, quindi o c'è tanto spettacolo o c'è quasi il nulla, ecco, a parte questa fuga. Bene Montironi a difendere fino ad arrivare a Izzi. Ma il tema tattico poi tra l'altro è abbastanza scontato, la compagnia che cerca con una certa disinvoltura di fare la partita partendo da dietro, e invece il Tolfa che difende ma con ordine e non disdegnando le sortite offensive, come abbiamo visto con le ripartenze degli esterni, da un lato Marconi e dall'altro lato Tasselli, che è un 94 sempre di Canale Monterano, come il centrale difensivo Montironi, che è un classe 95. Quindi per il momento è così, ma sarà sicuramente sempre così col Tolfa, con la compagnia che proverà a Marconi segnare e andare in vantaggio. Attenzione. Marconi, Braccini, la palla lanciata male, quindi non l'ha raccolto bene. Comunque bravo Fabio Marconi, un ragazzo di Civitavecchia che nel Tolfa è stata 2 anni e sta facendo grandi cose per il Tolfa. Sue alcuni gol molto importanti. Ecco qua, ora uscita del portiere, ribattuta. Un'uscita un po' scriteriata secondo me, di pugno, però poi all'ultimo si è accorto che era fuori dai pali e forse lì non poteva fare altrimenti. Riparte La Rosa. E qui, qui si è sentita l'assenza magari in avanti di Pastorelli, che magari avrebbe fatto la differenza su questa ribattuta. Però c'è un grande compagnucci nel Tolfa che sta crescendo di più, un bomber che si è supportato bene dal dietro, è un ragazzo che veramente può dare tanto al Tolfa. Per l'Altrano poi è mancato per un certo periodo e forse è lì che Tolfa ha perso qualche punto in ottica salvezza, come poi abbiamo visto con ripescaggio. Comunque compagnucci è un giocatore fondamentale per questa squadra. Tanto bellissima apertura per Marconi, che mette giù la palla molto bene, punta all'uomo, lo salta, entra nel cuore dell'area di rigore, ma contratto poi da Campari. Attenzione, una situazione delicata, Campari se la cava,
mette fuori poi il numero 11 Fanari per Di Gennaro, che viene messo giù fallosamente, ma l'arbitro dice che è tutto regolare, forse il contatto non c'è stato, e rimette la sfera Marcualdi per il Torfa con Pagnucci e fa fallo su Magaluso. L'arbitro era lì, il signor Ubaldi di Roma 1, ben appostato, e decreta il calcio di punizione che batterà il portiere 93 Nunziata per la compagnia portuale. Nunziata che, nonostante appunto è del 93, è un ragazzo con grandi esperienze, perché ha giocato nel Chievo Verona, ha giocato nella nazionale giovanile, quindi un ragazzo che sicuramente farà anche la differenza nella, tra i pali della CPC. Abbiamo visto come Fanari ha vanificato una situazione positiva. Come dicevamo, c'è molto nervosismo in queste fasi iniziali, si è parlato tanto di questo match. E forse potrebbe poi alla fine essere deciso dagli uomini più di esperienza, più grandi, quelli che sentono di meno la pressione. Attenzione, Marconi molto volitivo in questa fase iniziale di gara. Marconi è sempre così, è un ragazzo che dà tutto per tutto in ogni partita, questo è il bello di Marconi, ma anche un po' del Tolfa. Sono molto caparbi, l'unica cosa è non cedere, perché a volte il Tolfa negli ultimi minuti cede, magari a volte si vanifica tutto il lavoro di una partita. E questo magari dipende anche dall'età, una squadra giovane che ha ancora poca esperienza e che però sta maturando. Come abbiamo visto anche in questi primi minuti di gioco, dimostra personalità al cospetto di una squadra molto forte come la compagnia portuale. Ancora intanto Marcualdi, rimessa laterale qui sull'out di destra, cerca Micucci, prova la sponda di prima, poi Marconi ancora bene di prima per Compagnucci. Attenzione, Braccini stretto, fine. Ben stretto dalla compagnia portuale, non ce l'ha fatta tirare. Sta soffrendo però un pochino la compagnia portuale nell'asse centrale, pesa l'assenza di Borriello. Ancora Braccini, bene per Micucci, poi Marconi prova il tiro. Sì, Marconi volitivo, ma forse Campari gli sta lasciando un po' troppo spazio. Marconi è un giocatore brevilino che va tenuto, va marcato stretto, perché uno che va via sul breve salta l'uomo con velocità. È proprio lui a rimettere adesso la sfera in gioco con un fallo laterale. Cerca e trova il numero 4 del Torfa, Martorelli, poi Marcualdi che mette al centro uno spiovente largo e lotta tra Poggi e il numero 10 Braccini, la meglio difensore della compagnia. Poi Dalla Rosa che protegge bene questa palla, si gira, adesso deve scaricarla benissimo, la sponda di Luasio per Iamani, è un duello con il numero 5 Montironi, alla meglio l'attaccante portuale che viene messo giù. Ancora una volta abbiamo visto come alto il feeling tra Luasio e Iamani, del resto la tecnica con la tecnica si sposa bene. Romino, poi senior junior, è veramente una bella accoppiata, questi due ragazzi sono sicuramente saranno i protagonisti del campionato promozione indipendentemente dalle squadre, perché sono veramente molto bravi, e poi come dicevi tu l'umiltà e la voglia comunque di giocare e di giocare bene. Poi Iamani non molla neanche sotto sedio, abbiamo visto, fino a che magari sì. non è per terra, non smette di giocare. E ancora il sinistro di Di Gennaro che proverà a mettere uno spiovente interessante per i saltatori della compagnia, che sono saliti un po' tutti. C'è anche Valerio Poggi, l'uomo più pericoloso forse insieme a Della Camera, staremo a vedere. Attenzione, mette bene fuori i fronti, ma è stato segnalato un fuorigioco, e comunque era tagliata e velenosa la punizione calciata da Di Gennaro. E si potrà ripartire comunque con un calcio di punizione a favore del Tolfa. Fronti è un giocatore del Tolfa che è rientrato oggi, perché la scorsa settimana era ancora infortunato, non è ancora al top, però lo vediamo che comunque il suo ruolo lo svolge nonostante non è ancora al 100% della forma. E poi il mister Romino ha dovuto fare di necessità virtù, viste l'assenza di Varchetta e Santecchi, schierando appunto Fronti, che solitamente poi gioca anche d'esterno, visto con le partite, invece oggi fa coppia centrale con Montironi. Tanto un colpo di testa di Di Gennaro che però favorisce l'inserimento di un numero 11 del Tolfa, Tasselli. Ancora attenzione il Tolfa, il tiro però schiacciato, la palla da parte di Martorelli. Martorelli è un giocatore, no scusate, da Tasselli, è un giocatore comunque interessante, un classe 94 che si muove con una certa velocità sulla fascia sinistra. Per il momento il duello con Poggi è a favore suo. Ancora Tasselli prova ad imbeccare Braccini, fa buona guardia comunque. Certo che chi pensava che oggi c'era un,
una CPC d'attacco e un Tolfa in difesa forse ha fatto male i conti, perché questo Tolfa appare abbastanza aggressivo. Sì, sì, tiene squadra, la squadra alta, mister Stampigioni, molto alta. Questa è stata una tattica evidentemente ben studiata in settimana, una tattica che fino a questo momento ha pagato. E sì, a tratti sembra proprio che la partita la possa fare addirittura anche il Tolfa. Adesso con Mecucci svista sulla destra, poi Marco Aldi prova a cercare la torre, Braccini sponda per Compagnucci, mette giù in maniera maldestra, poi c'è un fallo forse di Poggi, l'arbitro non lo ravvisa, si prosegue con Mecucci. Sì, secondo me qui l'arbitro avrebbe potuto fischiare il fallo prima, e poi invece adesso c'è stato il fallo su Martorelli e ci sarà un calcio di punizione con due uomini che restano a terra, Martorelli e forse Di Gennaro se non sbaglio, Romino. Comunque sì, un Tolfa che ha un atteggiamento molto aggressivo. Poi il tema tattico è cercare anche un altro tema tattico, è anche quello di cercare le due torri, perché il mister ha schierato un doppio centravanti comunque, Compagnucci con Braccini, e in questo caso ha funzionato il lancio di Marco Aldi per la sponda di Braccini, che aveva innescato Pastorelli, invece che aveva innescato l'attaccante Compagnucci. Invece il fallo adesso è stato fischiato in favore della CPC, che quindi può ripartire con Magaluso, e fortunatamente niente di grave nel contatto che c'è stato tra Di Gennaro e Martorelli, tutti e due sono in campo tranquillamente. Adesso il lancio lungo di Della Camera, colpo di testa ancora di fronti, Martorelli cerca Mecucci, invece trova Marconi che apre subito bene di destra a cercare Tasselli. Invece adesso Tasselli si possessa della palla, viene contratto un attimino dalla rosa, poi smista dietro per Sgamma, che ottiene un fallo laterale proprio ai danni di La Rosa, carambolandogli il pallone addosso. Adesso ancora Sgamma per Mecucci, appoggia bene per Compagnucci, l'1-2, bello con Braccini, casca giù, e forse qui c'è anche il calcio di punizione dal limite, ma no, simulazione, l'arbitro fischia la simulazione per Compagnucci. Ed era lì l'arbitro, Ubaldi era molto vicino, quindi secondo me non ci sono dubbi. Comunque molto bella la trama rovina tra Compagnucci e Braccini. Sì, comunque veramente bisogna dire che il Tolfa, nonostante la retrocessione durante l'estate, si è mosso bene, perché noi ricordiamo erano stati retrocessi, ci hanno sperato fino alla fine nel ripescaggio per il 14° anno consecutivo, stanno giocando in promozione, e i colpi di mercato del presidente Marrocchi, del direttore sportivo Franchi, del mister Stampigioni hanno visto lungo, lavorando sotto traccia, hanno veramente trovato le persone giuste. Il Tolfa, almeno da queste prime battute, sta dimostrandosi una squadra molto competitiva. Ecco qua un piccolo screzio tra CPC e tra il numero 8 di Gennaro e il numero 5 del Tolfa, fronti per uno scontro tra i due. Eh sì, era normale anche che fosse così, perché adesso la compagnia ha capito che ha veramente di fronte un osso duro, la partita è complicata ed è difficile sotto molti aspetti, e quindi è normale che anche la personalità adesso va tirata fuori per cercare di portare a casa la posta in palio contro un Tolfa che comunque non molla di un centimetro e rende appunto questa partita ancora più affascinante di quello che poi si era immaginato la vigilia. Ancora Marco Aldi comunque effettuerà una rimessa laterale nell'out di destra, cerca sempre Compagnucci che viene contratto da Magaluso, poi male qui Campari, prova un rinvio e forse rischia Campari anche di farsi male. Campari ex Tolfa poi, Un altro giocatore sia ex Tolfa. C'è intanto un grosso malinteso qui tra Compagnucci e Marconi, con la rimessa laterale che diventa una rimessa dal fondo per la compagnia portuale. Eh sì, vediamo l'atteggiamento del Tolfa, molto alta, difesa, linea difensiva molto alta, sempre a 4 in linea. Rinvio tanto di Nunziata, lungo, fa buona guardia Mecucci al centro, poi bene ancora per Tasselli, spazio ancora Tasselli, 1-2 con Mecucci, va via ancora Tasselli sulla sinistra, si prepara ad effettuare un cross, rientra sul destro, serie di finte, lancia poi il cross, Sgamma ancora dietro per Mecucci, fermato da un rientro molto generoso da parte di Yamani. Ripartenza della CPC, fermata. Inizio un po' confusionario per la CPC. Attenzione Compagnucci, anzi Braccini, scusate. Braccini prova il destro, lo ferma bene della camera, poi Martorelli, bene per Marconi, ha il problema di mettere giù. Gira per
Marco Aldi. Il sinistro male Marco Aldi, può ripartire. Marco Aldi è un ragazzo che sta crescendo molto bene, veramente è sbocciato proprio, un ragazzo che sta dando il massimo, anche domenica ha fatto molto la differenza. Poi è un classe 94, abbiamo visto che ha dimostrato esperienza. Ecco altro screzio. Sì, del resto l'avevamo detto, la posta in palio è alta, tensione molta, dopo i primi minuti questa tensione sta diventando un po' negativa, nel senso che c'è stato qualche contatto verbale anche tra i giocatori, niente di che, poi alla fine Marco Aldi forse è finito a terra e più che altro per quello si è risentito, per aver dato appunto una bella botta a terra, adesso si è rialzato Izzi. E poi ha trovato di fronte a sé un grande volpone come l'Uaso, che questo naturalmente se le va a cercare, per cui giustamente certo. Anche quella, l'esperienza anche in questo si nota. Certo, colpo di testa di Gennaro, intanto Negucci. Molto attivo il centrocampo del Torfa, alto sui portatori di palla, ancora Marco Aldi, Martorelli, ottimo l'avvio di Martorelli, mette giù Tasselli, poi bene Braccini ancora a cercare Tasselli, un tentativo sbagliato che favorisce l'intervento difensivo di Nunziata, che può rimpostare l'azione per Valerio Poggi, cerca il compagno della Camera, ecco il solito lancio lungo nella terra di nessuno, però perché Fronti fa buona guardia, favorisce comunque adesso Bevilacqua, contrasto tra Bevilacqua e Martorelli, l'arbitro segnala giustamente un calcio di punizione per i giocatori della compagnia portuale, subito gira per Di Gennaro, bene sulla sinistra ma fa buona guardia ancora Marco Aldi, Campari mette giù male e poi commette fallo brutto da dietro nei confronti di Braccini, rischiando anche il cartellino giallo secondo me. Qui veramente poi era un fallo inutile secondo noi, perché in questo momento non c'era neanche palla, quindi forse non era proprio il caso. Non errore buono, di Campari secondo noi. Sì sì, non buono l'inizio di Campari, Romina, perché sta soffrendo Marconi e adesso ha perso un attimino lucidità nel controllo, comunque abbastanza facile, rischiando poi con un fallo maldestro di essere ammonito. Buona l'apertura di Montironi, Martorelli, contrasto aereo con Bevilacqua, la meglio Bevilacqua, supportato poi da Di Gennaro, ancora Di Gennaro, lui ce l'ha queste sortite offensive, taglia a fette la difesa del centrocampo del Torfa, che però fa buona guardia con Megucci, che di tacco mette in fallo laterale saggiamente. Di Gennaro, altro ex del Torfa, quindi qui tra Civita Vecchiesi, ex Torfa, quindi qua veramente oggi è una bellissima sfida. E poi lo ripeto, la Civita Vecchiesità, quindi è veramente che vinca il migliore. Attenzione, non spiovente, spizza bene Montironi che viene fermato. Ottimo l'inizio della coppia centrale, Montironi Fronti, soprattutto il ragazzo, classe 95, sta dimostrando quello che dicevano gli addetti ai lavori, di essere un giocatore di personalità nonostante la giovane età. Ricordiamo la scorsa stagione la CPC ha sfiorato la promozione in eccellenza, quindi quest'anno c'è tutta la voglia di arrivare a questo grande obiettivo e noi auguriamo appunto a questa squadra di Civitavecchia di arrivare in eccellenza, per cui il Torfa invece fortissimamente vuole uno spirito di rivalsa dello scorso anno. Ti lascio la parola perché la fase è calda. No, ma è giusto quello che dici tu, le ambizioni da ambo le parti sono diverse, anche se sono convinto che quest'anno il Torfa possa veramente fare un buon campionato. Attenzione adesso Compagnucci, questo forse è un contatto un po' cercato, ma forse poteva anche starci un calcio di rigore. Qui è un regalo alla CPC, questo è proprio un vero e proprio regalo alla CPC, perché il rigore c'era tutto. Il Torfa però in questi due stagioni veramente sta subendo delle grandi ingiustizie, questo sì. Onor del vero va detto, perché in questo momento è stato un vero e proprio regalo, e poi sono queste le cose che rovinano le partite, perché ora naturalmente si crea tensione, si crea, e naturalmente i ragazzi del Torfa sono ragazzi molto giovani che potrebbero anche perdere un po' la testa e quindi nervositi un po' troppo. Il dirigente del Torfa viene messo fuori dal campo dall'arbitro, praticamente viene espulso dal terreno di gioco. L'allenatore in seconda, David Finori. Va detto, Romina, che 3 o 4 minuti prima Compagnucci era stato ammonito per simulazione. In questa circostanza lui, saggiamente, secondo me l'attaccante deve far così, ha cercato un contatto e comunque c'è stato, ha rallentato la corsa e il calcio di rigore c'era tutto. Questo va detto, quindi calcio di rigore negato al Torfa, che adesso però continua ad attaccare con Marconi.
Attenzione, uno contro uno con Campari, contratto in calcio d'angolo, buono quel lavoro di guardia questa volta da parte di Campari su Marconi, comunque volitivo. Sottolineerei le aperture continue di Sgamma, un giocatore interessantissimo, dotato anche di un ottimo piede sinistro, poi tu lo conosci meglio di me. E comunque sì, un rigore negato senza dubbio al Tolfa, adesso ricostruendo la dinamica anche a livello mentale. Sappigioni sta cercando di riportare la calma in panchina, perché naturalmente capisce che adesso in questo momento la tensione sale, quindi poi Davide Finori è un ragazzo colpo di testa, veramente molto molto calmo, quindi oggi forse la sua prima, lui né da giocatore forse l'ha mai ricevuta un'ammonizione, oggi per la prima volta questa espulsione la... ha messo a dura prova i nervi del Tolfa, però Sampigioni fa da pacere, vede, cerca la massima calma dai ragazzi. Chiama lo schema Micucci, intanto ancora dalla bandierina il Tolfa, numero 8 pronto a battere, batte basso, attenzione, la calcia male compagnucci, ma era interessante l'iniziativa da parte dei collinari, che ad onore del vero ai punti fino a questo momento sono in vantaggio i portuali. Anche se purtroppo si vince con i gol, quindi qui ci vuole che sì, poi... da una parte o dall'altra escano gol, perché abbiamo superato la mezz'ora, siamo al 32esimo e ancora siamo sullo 0-0. Tra l'altro poi Romina, c'è una legge impietosa nel calcio, nel senso una squadra che parte sfavorita e crea tanto e non riesce a segnare, poi deve stare veramente molto attenta, perché sappiamo il cinismo dei portuali sotto porta, hanno dei giocatori importanti e possono far male anche alla prima occasione, quindi era importante proprio da questo punto di vista per i collinari poter magari andare in vantaggio. Così non è stato, la partita rimane sullo 0-0 con Micucci intanto che sovrasta bene Di Gennaro a centrocampo, prova ad innescare Compagnucci e si conferma di essere un giocatore recuperato del tutto in forma, sta facendo un ottimo lavoro davanti con Braccini. Intanto Valerio Poggi per la rosa, bravissimo la rosa a liberarsi di Sgamma e a servire Yamani, gli dà la palla sulla corsa, male però, favorisce ancora l'intervento di Sgamma che subisce il fallo di La Rosa, indispettito anche un po' con il direttore di gara, ma forse col compagno che gli aveva servito una palla troppo lenta. Sgamma è un ragazzo molto, molto preciso quando gioca, non è un ragazzo falloso, è uno che sa mantenere la calma, quindi ho anche detto che lui è uno di quelli che sa mettere pace, quindi forse ce l'aveva più col compagno che col direttore di gara. Intanto vediamo la posizione di Marconi, qui largo a destra, larghissimo, e qui vediamo sempre Campari che adesso dovrà essere bravo a fare subito una diagonale se il gioco si sposta, perché Campari lascia molto spazio qui a Marconi e tanti pericoli del Tolfa sono arrivati proprio da qua, dall'out di destra. Nel frattempo siamo dall'altra parte del campo a sinistra con Sgamma che riprenderà con un fallo laterale. Al di là del giocare nella CPC o nel Tolfa, molti di questi ragazzi sono cresciuti nelle giovanili insieme, hanno giocato insieme fino agli juniores, quindi è normale che sanno pecche e difetti dei compagni. L'arbitro lascia proseguire, ma ha subito un bel pestone, bevi l'acqua, attenzione. Un fallo su Di Gennaro, ravvisato dal direttore di gara, un fallo giusto, attenzione, contatto verbale tra Fronti e Di Gennaro. E Fronti è uno di quelli un po' fumini, quindi ecco, su di lui si teme molto, perché Fronti non riesce a tenere la lingua a freno. Questo vediamo purtroppo... se la fascia da capitano lo tutela un pochino da questo punto di vista. È uno che nel Tolfa ci crede, è uno che adora i suoi colori, è uno che la tigna è importante, perché è uno che vuole tenere sempre alti i colori, però è un po' fumino, quindi Fronti bisogna che in questo cresce un po'. Beh, il contatto è stato lieve, c'è stato, sai, i difensori rimproverano spesso gli attaccanti quando si lasciano andare, anche perché poi rischiano di subire un'ammonizione che può comprometterli il proseguimento della partita. In questo caso comunque... fair play così, della molto CPC fair play, sì. Che ha passato la palla al portiere del Tolfa. Colpo di testa bene di Di Gennaro su Compagnucci, ancora poi Marco Aldi e Micucci che lotta con Di Gennaro e di nuovo Marco Aldi, brutto intervento di Di Gennaro secondo me. Adesso si sta un po' esagerando secondo me, perché veramente si è arrischiato, che questo è stato veramente un fallo a gamba tesa. E ancora Fronti con Di Gennaro, secondo me Di Gennaro ha alzato troppo la gamba. Questa volta sì. E sono due o tre giocatori che stanno assentando un po' troppo la partita, secondo me uno di questi è proprio Di Gennaro, che forse proprio perché è un ex
e sente il peso di questa situazione sulle spalle. Ma forse il contatto è stato veramente duro, Romina, perché vediamo Marcualdi lamentarsi molto a terra. E non è un ragazzo che finge, è un ragazzo di quelli che si alza subito e riparte, quindi in questo momento forse qualcosa di pesante c'è stato. È partito Bucci, il massaggiatore, lo ricordiamo, un uomo che sta dando tanto per il calcio, sono anni che si dedica a questo servizio, quindi forse ecco, anche in questo colgo l'occasione ecco, per fare un plauso a queste persone sia nel Tolfa che nella CPC che dedicano veramente anima e corpo per lo sport. Sì, persone come Bucci nella Tolfa, come Dedo Olivieri nella CPC, sono un po' i pilastri delle società, quelle persone che sono al campo tutti i giorni, si prestano per la squadra, nel resto siamo nei dilettanti e queste figure sono secondo me fondamentali. Fiero Zoppica qua è un ragazzo che non finge, quindi sicuramente qualche problema ce l'ha veramente. Vediamo se sarà soltanto una contusione che lui può reggere in questo frangente. Intanto è fuori e rientra in questo momento quando Di Gennaro subisce un fallo sulla tre quarti da parte di Megucci e la CPC riparte con il calcio di punizione. Bevilacqua che si abbassa adesso a impostare l'azione per Della Camera. La rosa ancora Della Camera, scambio tra i due, poi ecco ancora Della Camera per Macaluso che trova Campari sulla sinistra. Movimento di Fanari, male Campari anche in questo appoggio, favorisce di nuovo Campari. Sta facendo veramente qualche errore di troppo, non so se è per la tensione, se la voglia di dimostrare appunto agli ex di essere bravo, non lo so, però sta facendo cose che magari non ha mai fatto errori, perché è un ragazzo comunque di molta qualità. Non lo so, vedremo Galli poi come imposterà la situazione, fermo restando che ha il jolly di poter mettere intanto attenzione il Tolfa ancora in avanti con Sgamma, bene per Tasselli con Poggi che mette in calcio d'angolo, l'ennesimo calcio d'angolo il Tolfa, diciamo, con la compagnia che ha 4 under in campo, quindi ha il jolly di poter schierare magari un giocatore over grande tra i titolari nella ripresa. E Campari, onestamente, questa prima frazione di gioco degli under è stato quello un po' più deludente. Tanto calcio di punizione e calcio d'angolo in favore del Tolfa con Megucci che chiama lo schema. Movimento sul secondo palo di Marconi che si allarga, molto largo. Marconi mette dietro, attenzione, Montironi. Era riuscito lo schema parzialmente con Campari che rimette per Loiso tutto solo, a buona guardia Fronti che adesso può girare bene sulla sinistra ancora per Sgamma. Sì, davvero il Tolfa, è piaciuto in questo primo tempo. Attenzione, Nunziata la ferma e poi la rete. Male Nunziata qua. Me ne ha approfittato subito Compagnucci, ma male Nunziata. Tutta la macchina del Tolfa su Compagnucci che si è tolto la soddisfazione di aver segnato e aperto le marcature. Il Tolfa ci ha creduto fino in fondo e alla fine il gol è arrivato. Merito del Tolfa, merito anche di questo ragazzo Compagnucci che è un ragazzo, credetemi, calmo, tranquillo e veramente merita tutto l'applauso che il pubblico gli ha fatto. È un gol pesante, Romina, perché Nunziata se la prende con i compagni e... Sì, credo che però in questa circostanza lui abbia grosse responsabilità, perché il tiro era assolutamente non trascendentale, lui l'ha respinta male lì anche se esterna e Compagnucci è stato rapidissimo ad avventarsi sul pallone e a metterla dentro con precisione. Siamo al 41esimo, quindi 1-0 per il Tolfa. Eh sì, ed è un vantaggio tra l'altro direi anche maturato in virtù di un certo predominio, anche se la partita era rimasta in equilibrio con poche occasioni da ambo le parti. Intanto è la CPC che prova ad attaccare con Di Gennaro, Luaso Di Gennaro, serve bene per Fanari nell'area di rigore ma spazza bene Marcualdi che sembra essersi ripreso.
La CPC è una squadra gagliarda e tosta, sicuramente saprà farsi rivalere, la partita non è finita, c'è ancora tanto da dire e tanto da giocare, anche perché poi molto spesso la compagnia portuale è una di quelle squadre che nel momento del dolore, nel momento in cui sta andando male, poi alla fine riesce a rigirare tutte le carte, veramente con la forza, con la grinta e con la caparbietà arriva. Male, calcio d'angolo di lassù, respinto da Marconi con Braccini che riesce poi addirittura a ripartire. Vediamo se Braccini cercherà un fallo isolato. Sì, ancora una volta Di Gennaro che verrà ammonito. Ma Di Gennaro sta giocando con poca lucidità. Questa volta il cartellino giallo c'è stato. Sta giocando con poca lucidità Di Gennaro. E naturalmente Stampigioni è molto preoccupato, perché se Braccini esce qui la situazione è un po' particolare, perché lo ricordiamo e tanti sono gli assenti oggi, quindi ecco. Intanto i giocatori vanno un po' letti tra le righe, nel senso che questo fallo sì, potrebbe anche rimanere a terra per perdere quei 30-40 secondi. Il primo tempo è quasi finito, andare in vantaggio, andare in disputato con un gol di vantaggio per il Torfa sarebbe oro a questo punto, una mazzata tremenda invece per la CPC. E vediamo, infatti Braccini proprio quel minutino è riuscito a guadagnarlo, adesso rientra col consenso del direttore di gara, con Mecucci che intanto fa spiavere una palla al centro, ma non c'era Braccini, quindi la CPC può ripartire tranquillamente. Di Gennaro, attenzione, adesso è brutto il fallo di Marco Aldi, questo invece. Marco Aldi questa volta ed ingenuo secondo me, perché un difensore deve evitarli questi falli, perché poi compromette la partita, deve stare poi attento dopo. Peccato, perché veramente a questa volta gli poteva far male, quindi speriamo che questi falli, anche se ci stanno tutti, perché lo ricordiamo che oggi la voglia di vincere è tanta, però noi ci auguriamo che poi dopo passano, no? Abbiamo visto i contatti comunque, Di Gennaro nel bene e del male ne ha presi e ne ha dati in questo primo tempo, in questo caso l'ha presi, adesso vedremo se la CPC avrà la forza di ristabilire subito la parità, la brillantezza in questo finale di primo tempo con Macaluso che imposta ancora per Di Gennaro, di prima per Campari, uno schema un po' complesso però. Infatti riesce il Torfa a mettere in fallo laterale ancora con Marco Aldi, e comunque Macaluso, ancora Campari, è male anche il colpo di testa di Campari. Primo tempo da parte di Campari, qualche giocatore della compagnia la sente un po' troppo questa partita. Giocare un vantaggio in casa davanti al proprio pubblico dopo il pareggio di domenica, insomma la voglia di fare i tre punti hanno c'era, la pressione di doverli fare e hanno di fronte una squadra che non si tira indietro su niente, gioca a testa alta. Io sottolineerei Romina, poi non so se tu condividi il lavoro che sta facendo in avanti la coppia Compagnucci-Braccini, veramente un grandissimo lavoro. Sì, intanto qui spreca Mecucci un fallo, un calcio di punizione, non sarà contento Stampigioni. No, infatti lo vediamo bello arrabbiato. Rinvio intanto di Nunziata, bravissimo Iamani che aveva spizzato per la rosa e ha subito fallo giusto da parte del numero 4 Martorelli. Iamani è un giocatore con grandi qualità, in questa circostanza ancora una volta ha messo giù una palla deliziosa e difficilissima. Vedremo se Galli cambierà l'assetto nella ripresa, del resto in panchina Maisto, Bonelli, tutta gente che può. Male intanto qui ancora all'asse di sinistra tra Fanari e Campari, che favorisce la ricomposizione della difesa, della linea difensiva del Torfa. Marco Aldi che va a rimettere ancora, poi Loiseau prova a proteggere questa palla, c'è il contatto con Marco Aldi e poi Mecucci che mette in fallo laterale. Campari ancora per Di Gennaro, buono lo stop, bevi l'acqua, Loiseau, Iamani. Bene, fronti su Iamani, ha fatto valere l'esperienza. Tutti i giocatori del Torfa vanno evidenziati in questa partita, perché almeno in questa prima, attenzione, in questo primo attenzione tempo. Braccini, bravo della camera, veramente qua grande della camera. E ora ripartenza veloce della compagnia, c'è posizione favorevole qua per Iamani, stenta a servire il compagno Loiseau, male forse prima Iamani per la rosa. Ha perso il tempo. Torfa sembra essere ovunque, sta coprendo tutti gli spazi. Sì, molto bene il Torfa. Se all'inizio primo ha lasciato tempo qualche fuga, adesso c'è da dire che sta coprendo bene tutti gli spazi. La squadra che sinceramente a me oggi ha impressionato molto. Se tanta gente dice che parte con un profilo basso,
oggi sta smettendo questa diagnosi, diciamo così, perché secondo me è una squadra che, attenzione, intanto Yamani velocissimo, Yamani è, va è bene, qualcosa Sgamma, di particolare, però Sgamma molto bene qua, dicevamo il Toffa, anche se in questo momento andrebbe detto che Sgamma un po' l'ha atterrato Yamani, perché non è un ragazzo che sa fare grandi scenate, però Yamani è stato atterrato, lui direi, è uno di quelli che in sordina, sì. Un altro forse più avrebbe preso il fallo, però Sgamma ha fatto valere il fisico in queste categorie importanti e anche l'esperienza. E dicevamo del Tolfa che, se ad organico pieno, secondo me è una squadra che se la gioca tranquillamente con tutti, e oggi lo sta dimostrando. E poi del resto ci sono squadre che magari partono senza favori del pronostico, come il Cerveteri, l'altro anno abbiamo visto in promozione, era partito per salvarsi, poi alla fine addirittura ha vinto il campionato dominandolo. Quindi le storie dei campionati talvolta sono particolari. Ma torniamo alla partita con Macaluso che serve bene, Fanari che si gira con disinvoltura su Marconi. Però ancora Marconi, il Tolfa sta facendo veramente una partita di personalità qui al comunale. Campari adesso rimessa laterale a cercare lo suo di petto, male però per Braccini, bene invece per Marconi che gira subito per Compagnucci, ci va per Compagnucci su questo pallone nonostante in svantaggio, comunque Poggi chiude e dà Annunziata. Ultimo minuto di gioco, ecco, due minuti di recupero. Bene, comunque Fronti ha dimostrato comunque di starci bene in questo ruolo al centro nonostante le condizioni non migliori per lui, si è allenato poco, come hai detto tu è rientrato in settimana. Macaluso, Campari subito di sinistra, ancora Campari prova a cercare Fanari di testa per Yamani, e qui Sgamma ha fatto un'ottima copertura sulla rosa. Chissà se Bonelli potrà essere l'uomo che può scardinare la difesa nella ripresa, o lui o Maisto, ma forse il cambio tra Bonelli e Fanari, Fanari deve rimanere in campo perché è un classe 94, vediamo un po' se uscirà Di Gennaro, se uscirà, scusate, Campari, non credo Di Gennaro anche se è ammonito. Ancora CPC in avanti, CPC. Bene Valerio Poggi qui sulla destra, viene contratto da Martorelli, non in maniera fallosa, attenzione, sì, c'è un fuorigioco di rientro di Compagnucci e adesso l'arbitro lo fischia, ricordiamo la regola, è tenuto a vedere lo sviluppo dell'azione e poi in base a come si sviluppa a fischiare il calcio di punizione, la regola nuova in vigore quest'anno. Grande Gabriele, che hai detto sì, qualcosa spiegava, che magari non tutti ancora conoscono. Me la spiegavano proprio gli arbitri prima della partita amichevole tra CPC e Civitavecchia nel precampionato. Adesso Campari ancora sul lotto di sinistra, serve Fanari ma male, quindi Marcolli fa ancora attenzione qui, Macaluso si ritrova in una situazione comunque di vantaggio per poter servire Bevilacqua, ancora sempre un buon pressing alto da parte del Tolfa che inibisce la manovra offensiva e costruttiva della compagnia portuale. Si affida adesso al lancio lungo di Della Camera, ancora buona guardia di Fronti e finisce qui, sì. Rovina il primo tempo, 1-0 per il Tolfa, direi anche abbastanza meritato. Molto meritato, dai. Noi ci risentiamo tra un quarto d'ora circa per il secondo tempo.